Professore? Nel senso che un tetto di olio di semi? Non starei a specificare, quando si parla di semi nelle nostre parti, no? Si dice decisamente una cosa. Prova a sputarci dentro e vediamo. Ma si sente? Sì. Vabbè. Il professor Becattini intervisterà Dan Yepes. Allora. Un applauso. Bene, l'intervista è finita. Dismissed. Becattini, a lei la parola. Ok. In quale lingua devo parlare? Italiano o inglese? Inglese, per favore. Okay. So, first of all, okay. This is not your first time in Italy, of course. No. In this millennium, yes. Sure. In this millennium. In this millennium is the first time I was in Italy. La prima volta nel millennio, esattamente. Because the last time. Was it in Luca? 1992. That's right. In 92 a Luca Danner ospite. Okay, fantastic. So it's been a long time. Okay, shall I ask you questions? Right. So first question, prima domanda, chiederei a Dan di dirci. Okay, it's a very banal question, but you know, it works. How did you get to draw these characters in the first place? Well, in the first place, now you're asking me a question. First place, I was very young. I was 5 years old. But of course not professionally. Of course. Just drawing because all kids want to draw and or express themselves as educators that we believe. You take that. No, I was thinking that this might work better. Okay. I've always had an. Okay. You hear me? Do you hear me or? Yeah. Am I working? Working here for nothing. No, of course, as all children, I was interested in the Disney characters, and when I noticed that I had a tendency for drawing, I like to draw, of course, I drew these characters. I tried to draw them as best as I could. Okay. That's where quindi ho cominciato a disegnare a 5 anni d'età, e come i bambini a quell'epoca. Ovviamente leggeva, you already, of course, were reading, Donald Duck, the Dutch Donald Duck, e quindi ha cominciato, ovviamente, dice, avevo una predisposizione per il disegno, e quindi ho cominciato a disegnare. And professionally, instead, the first time was in? In 1972. Disney-wise? Disney. Okay, but previously you had drawn... Of course, but... as a hobby. Ok, quindi diciamo non professionalmente dal diciamo la fine degli anni 60, poi dal 72 invece è un autore disneyano, non dico a 360 gradi perché lo dicono tutti, ok, a tutto tondo, tout court, ok. Okay, so it's a long story, we certainly can't tell any patience. Okay, and as we said before, we were at lunch together, eravamo a pranzo insieme e abbiamo parlato un pochino appunto dei suoi inizi disneyani, e la prima storia che lui ha disegnato era la storia di Mickey Mouse, no? Di quattro pagine. Una storia che alcuni di voi si ricorderanno, una storia molto goldfredsoniana, very goldfredson-like. Con dei corvi che infastidivano Topolino, e poi invece ha optato per i paperi. Allora io gli ho chiesto appunto, why did you decide to draw the ducks rather than the mouse? Perché? Because I believed
that the situations where the ducks would find themselves in when they had an adventure were going to be more exotic, more fun to draw, to give shape, than Mickey Mouse, you know? Although based on nothing, really. It was just an idea I had. I thought the ducks were more exciting to draw than Mickey Mouse. Quindi era più interessante, divertente disegnare i papri piuttosto che il topo, perché i papri gli davano modo di esprimere idee più compiutamente, comunque c'era più possibilità di esprimersi, le storie venivano più, diciamo, fantasiose rispetto alla storia col topo. This is because you think that Mickey Mouse is more like a less flexible character, o no? È perché pensa che Topolino sia un personaggio meno, diciamo, malleabile. Well, that should be, I think Goofy would probably be the cause for Adventures of Mickey. Goofy, it would be dependent on Goofy to make the visuals more exciting to draw than Mickey himself. This is very interesting. Straight person. Sta dicendo che poi Pippo in realtà era un po' il motore delle avventure di Topolino, diciamo che era poi il Pippo che in qualche maniera spingeva Topolino a vivere certe avventure. So Goofy, in your opinion, is a kind of pivotal character, right? Yes, he invites difficult situations where they have to find themselves to extract from. Mickey is too simple. No, I shouldn't say that, because even when I sit here and do Mickeys for people like you, I still need my magic blue pencil first to sketch him out to be sure that the result be acceptable. Quindi allora partiamo da Pippo. E Pippo è una sorta di personaggio che attrae in qualche maniera anche, diciamo, le cose meno piacevoli che possono succedere, quindi è la causa, il motore dell'avventura. Poi stava dicendo che Topolino è troppo semplice da disegnare, ma in realtà, poi dice, quando mi metto lì a disegnarlo, sempre bisogna una matita blu, perché devo, no? La forma non è proprio, his shape is not that simple, right? Mickey's shape. Is it simple? No. No? let's say, comparing drawing Mickey in any pose, or comparing with Goofy drawing in any pose, Goofy gives me more trouble. I have to spend more time and attention to Goofy than Mickey. Ok, quindi, certo, è sempre, è comunque più facile disegnare Topolino in varie posture, in pose, rispetto a quello che invece Pippo, perché Pippo gli pone maggiori problemi rispetto alla mobilità proprio del personaggio. You have drawn wonderful Mickey Mouses for the Sunday pages, you know, and so chi ha visto le tavole settimanali di Mickey Mouse, non sono molte purtroppo, perché è durato, insomma, un anno, ma con varie interruzioni, ma credo che siano le tavole settimanali più belle dopo Gottfredson. Mettiamo Gottfredson, say after Gottfredson, can I say that? Ok. Dopo Gottfredson che si siano viste, nell'81-82, right? Yes, 81-82. Okay. 83 was Bill Wright, I think. Yes. Long time ago. But you're still drawing, not that much. Not much. I mean, Goofy, you've been drawing. It has passed, you know, because I work for money, basically. I work for money. Lavora per i soldi, giustamente. Although I'm retired, I receive a pension, so I don't have to work for money. I mean, I enjoy it. Enjoy to work at all, and even okay. If I'm not okay. Being paid for it, I still do it. I see. Allora dice che fondamentalmente è in pensione, quindi non avrebbe bisogno, diciamo, di lavorare per i soldi, però dice, lui lavora a prescindere, cioè la bellezza, no? Il piacere anche di the pleasure to
pleasure to. Piacere di disegnare. Yeah, mi sento Ennio Morricone. Who is that? You know, a fistful of dollars, you know, yeah. It, you yeah. know. Thematically, it fits. Per un pugno di dollari, è perfetto. No, è perfetto. But they don't pay you in dollars, do they? No, no, they don't. No, and the fact is that for a while, like let's say 4 months ago, and then a half a year preceding that, I was in a situation where I thought, I'm not going to work anymore. So, questo è suspense. Suspense. Allora, 4 mesi fa dice una situazione per cui dice, ma dice non lavorerò più. You mean with Egmont? Egmont in Copenhagen. In Copenhagen. Egmont è il famoso colosso danese editoriale, bene? The world is in flux, as it's called. In flux. Money, streams of money. Where do people earn their money off? By selling stuff. Now, I'm being paid because the publications in which my stories will appear are being bought by kids or anyone interested in my stuff. Okay, and that stopped because games, the changing market, the changing influences. Kids like to spend money and time playing games, you know? Sì, ho capito, in principio ho capito. Ti pagano perché c'è chi legge le pubblicazioni nelle quali appunto appaiono le tue storie, però dice ora i ragazzini di oggi, perché altro niente, sarà Xbox and you know, Xbox. And whatever, you know, PlayStation and that kind of stuff, right? No, wait a minute. So, what about 4 months ago? 4 months ago. You said well, okay, so Egmont basically told my colleague artists and writers, stop, don't do anything new for us. Ah. We're not going to buy it. We're not going to buy your stuff. No, compreremo più della vostra storia. Yeah, we are going to reprint all the stuff that we've. Yes. Ok, quindi okay. Ristampe, niente nuove. È una cosa che insomma, cioè, conosciamo anche noi in Italia, più o meno la storia si ripete. Okay. Yes, but then things changed. Well, not really, but they found a solution. Yeah. They have lots less money now. Mm. Once in a while I can do a story. And so they'll tell me whenever they have a script. Okay, I used to write my own stories. Sì, lui faceva le sue sceneggiature. Sì. And that stopped. Niente, they want to. They have the scripts written in house. Okay, fanno quindi fare le sceneggiature in. So when, you mean in Denmark? In Denmark. In Denmark. They in have Denmark. They have okay. Two or three editors in house. Sì, sì, certo. Who write stories. Ah, ok, quindi i direttori editoriali scrivono essi stessi le sceneggiature. Ok. So they will send me the scripts once in a while, and then I can choose which of the stories I like to draw. Okay. Quindi ogni tanto gli spediscono delle sceneggiature e lui può scegliere quali disegnare. Okay. So the last thing I did for them. For new people, by the way, my old editors were all fired. Were they? Yes. Quindi i vecchi direttori editoriali sono stati tutti licenziati. That happens when they announce a big organization or a reorganization. Okay. Hanno sì, riorganizzato tutta la struttura della Egmont. So now I work with people who come from another division at Egmont. For that, and they have been producing material for little kids, very little kids. Okay, i nuovi editor quindi producono provengono dalla sezione che è dedicata ai bambini più piccoli. Okay. So I think when I heard that I thought, oh my God, no, this cannot be interesting stories. Quindi, cioè, la prima cosa pensato dice no. So a month ago I did a story of Goofy, who is in 3 pages he is a pizza delivery boy on the bike.
Ok, Pippo che consegna le pizze in bicicletta, questa l'ha fatta, l'ultima cosa che hai fatto. So that's a very simple story. It was not bad for what it pretended to be. Ok, storia semplice, ma non così brutta come sembrava, insomma. So I did that, fine, and they were very happy with it, and I'm waiting for another script to be sent, and that might very well be something I don't like at all. Potrebbe essere la prossima storia degli spediti, dice qualcosa che non mi piace. And that means that I won't do it, and so I won't work for them. Because you have the power to choose. Of course. So it's your own. It's my own choice. Yeah. So okay. I can express my dissatisfaction, but okay. If that has any consequence, I don't know. The consequence is that my own decision is that I'm not going to draw it. Okay. Lui può scegliere di non disegnare la sceneggiatura se lui ritiene che la sceneggiatura sia puerile, però certamente dice non so quali conseguenze poi questo possa avere, no, nel prosieguo. Okay. Of course I can allow this, I can afford this attitude. Yeah. Però posso permettere, like arrogant, because I have a pension. I don't have to put the money. Ok, quindi non è che debba lavorare per forza, ha la sua pensione, quindi insomma. Well, that's a good thing, you know. Okay, abbiamo 5 minuti. Sì. No, per parlare, I want to instead to talk about your own thing. I mean, Havank, come saprete, lo sanno? Forse sì. Forse no. Allora, Paolo, vuoi dire te? No. Dunque, la NAFI farà un volume del personaggio creato da Dan, un personaggio tutto suo. Per quanto si filmi, ora chiederò perché Daniel alla française, en français, oui. Alors Daniel, okay. Si filma Daniel, I'll ask you why, okay, Havank, and how do you say that? Havank alla française, okay, Havank, Daniel Pess, Picatinny, okay. Because there is still a market for BD, BD. Comic strip, BD, okay. In France. Quindi, there's still some money involved. Yes. C'è ancora un po', ci sono ancora un po' di soldi. Eat. Okay. Take a bite out of it. Voglio, okay, mordere quello che c'è la possibilità di fare in Francia. Quindi, la NAFI farà questo volume di Havank, che è un personaggio tutto suo, e prossimamente su questi schermi, e chiederei appunto di dirci un pochino, di narrarci la storia, di what is the history behind it. Ah, the history behind it. In 2004 I was working for DreamWorks, like Shrek, movies like Shrek, like Madagascar, SKG, DreamWorks, lui ha lavorato, ricordo che Dan non è soltanto un grande autore di fumetti, ma è anche un ottimo sceneggiatore, storyboarder di cartoni animati. Quindi la sua carriera, infatti, se guardate la sua carriera, si divide un po' tra fumetti e si alterna fumetti e animazioni. Ora, da qualche anno è esclusivamente fumetto, però ha lavorato per tanti anni sia per Disney, sia per DreamWorks, sia per Warner Bros. Even who was the other one? Universal, insomma, un po'. Sì, quindi. So, I was in DreamWorks and I signed a contract for 1 year and I was bored. During that whole year I was bored. Era annoiato. Bored, like, and really. Sì, annoiato a morte perché allo studio, appunto, da DreamWorks. Yeah. Why were you bored? Because the way they worked. And the studio was management. You have management, you have workers. Okay. Fine, good. Simple. But they had 3 layers of management. C'erano 3 livelli di direzione, per cui non erano mai d'accordo tra loro, e questo creava chiaramente dei problemi ai creativi come Dan. So what did you do? I was supposed to work, do what I was hired to do. Ecco, si presupponeva che io facessi il lavoro per quale ero stato pagato, but contratto. But very often someone would knock on my door where I worked. Ecco, mentre lavoravo, sì. And say, stop what you're doing.
Because your scenes are being rewritten. Ecco, Fermi dice non fare più nulla perché le tue scene che ti erano state assegnate le stanno riscrivendo. So then I would stop doing what I would work. I would go out of my office, go to the studio, the commissary, and get myself a big latte or a macchiato. Okay, quindi usciva dall'ufficio. Se la prendeva comoda, andava alla caffetteria, insomma, lì a prendersi un bel caffè latte, un cappuccino, sì. Walk around, sit on a bench, because it's a wonderful studio, sì. With fountains. In the campus, you told me about the campus, right? The campus. Beautiful, with water. Lo studio molto bello, perché molto spazioso, il verde, panchine, andava. So a I with my big macchiato, I'm walking around, sì. Sit and think, what should I do whenever I... My contract is up and I go home, back to Holland again. Okay. What am I going to do there? Cosa farò quando il mio contratto sarà scaduto e tornerò in Olanda? So then I was thinking, you know, I want to do something that takes me, myself, back to my youth. The comic strips that I then liked. Okay. Belgian strips, sì, like Quark, okay. Spiro, and you know those. Yeah. Yes. Quindi lì ci ho pensato di fare qualcosa che mi ricordasse ai comics, ai fumetti che adoravo quando ero un bambino, soprattutto Spirou di Franquin, you know, and la scuola franco-belga, diciamo, no? And for me that meant it should be adventure, suspense, humor, and a sense of vacation that you are, for instance, at Côte d'Azur. Beautiful cars and that's interesting. Yes. Quindi, un misto un po' di tutto, suspense, mistero, umorismo, ma anche questo senso della vacanza, come se uno fosse in Costa Azzurra. A road that curves through the mountains. That's not in Holland. In Holland everything is flat. Flat, sì, perché l'Olanda.